Pomeriggio, questo è il TGR Marche. Benvenuti. Il rinnovo del contratto, ma anche più protezione sociale, più legalità, più diritti. Sono le richieste dei lavoratori del trasporto merci, delle spedizioni e della logistica che sono in sciopero fino alla mezzanotte di oggi. Simona Carbonari. È la terza giornata di mobilitazione per il trasporto dopo venerdì 27 ottobre, giorno nel quale l'agitazione aveva interessato particolari tipi di carico. Ieri e oggi i lavoratori della logistica, del trasporto merci e spedizioni sono di nuovo scesi in piazza. Nelle Marche la protesta riguarda circa 3.000 lavoratori. Indetto da FIT CGIL insieme ad altre sigle sindacali come FIT CISL e UIL Trasporti, lo sciopero durerà fino alla mezzanotte di oggi. Il presidio questa mattina davanti alla prefettura di Ancona. Scioperiamo semplicemente per garantire l'unicità del CCNL del settore, scaduto ormai da 22 mesi, e consentirne un necessario e rapido rinnovo. Lo sciopero è anche una forma di protesta contro le richieste fatte dalle associazioni dei datori di lavoro durante le trattative che, secondo FILT CGIL, vogliono ridurre i diritti acquisiti, salari e le attuali tutele su indennità di trasferta, quattordicesima e ferie. Con la protesta si vuole anche dare supporto alla legalità nelle attività che prevedono il ricorso agli appalti. Noi chiediamo regole certe e valide per tutti i lavoratori. Soprattutto il problema dell'illegalità esce nel momento in cui ci sono dei cambi appalti e quindi la gestione di un magazzino passa da un'azienda all'altra. In questa fase spesso i lavoratori non riescono a transitare alle stesse condizioni di lavoro che avevano precedentemente nella nuova azienda. Lo sciopero di questi giorni riguarda anche i corrieri che si occupano delle spedizioni, quindi potrebbero esserci notevoli ritardi nelle consegne.